E ve l'avevo detto di fare la partenza intelligente. Guarda che casino che c'è. Guarda che l'unica cosa intelligente si è fatto è quella di lasciare la tua mamma a casa. Ma che lato! Ormai ci sera si poteva lasciare anche la beduina, eh? Oh, ma non offendere la nostra bambina! Come, non c'è una mia offesa? Io sono rammentato che fa cacare! Ma che lato! Michelle, ora il babbo te lo compra subito il gelato. Grande, grande. Grande, grande! Accidente a me! E quanto mi sono fatto un nodo? Cosa dici? No, ho detto... c'è l'aria condizionata, mi ha fatto male alla gola e mi è venuto un nodo. E te lo dico sempre di coprirti. E poi ti ammali. E muori. Papà, ti fa male lì? No. E che babbo qui c'ha due palline piccoline in questo modo, capito? E la tua mamma gliela ha già spappolate. Oh, ma non insegnare queste cose alla nostra piccolina. Piccolina? Chiamala piccolina. È una balena di 300 kg. Piccolina. Mamma, che cos'è una balena? Una balena è un pesce grande, grande. Come quello di papà? No, quello di papà è come un'Alice. Sì, Alice nel paese della disperazione, guarda. Aiuto! Michelle, allora te lo compra subito. Dai, un attimino di pazienza. Via, forza. Il bambino se lo compra subito questo maledetto gelato. Vuoi gelato? E te lo compri sto gelato, via, forza. Dimmi, che gusti tu vuoi? Allora, voglio peperonata, cozze, fagioli, funghi, crema. Ho già capito, vai. L'è proprio indemoniata. Ora l'ammazzo. Fermo! Ma la Mary non capisce. Non capisce? Allora cerco di spiegarglielo in un modo più consono alla sua età, eh? Ma aspetta un secondo. Ora l'ammazzo! Ma la Mary è piccolina. Piccolina. Poi gli fai venire i traumi. Guarda che i traumi mi sono venuti a me, capito? Eh? Mi sono venuti a me, me l'avete fatti venire te e la tua mamma soprattutto. Sì, che te la sei anche dimenticata a casa. Amoruccio mio, non la sono mia dimenticata a casa. E me la sono scordata, no? Ma a te ti capita mai di scordarti il sacchetto di sudice? Ti capita mai? No, no, assolutamente no. Ma allora dici che sei un fallito. Nonno, ora l'ammazzo, eh? Fermo! E zitto! La nonna dice che sei un cattivo. Basta! No! Via! Allora, siamo venuti in vacanza per rilassarci o per litigare? Dai, pianta l'ombrellone. Sì, pianta l'ombrellone. Siamo in piena autostrada, pianta l'ombrellone. Sì, è colpa mia se siamo ancora in coda? E che è colpa mia? I nostri vicini a quest'ora saranno già in spiaggia. Ah sì? Eh sì. Bene. Sai che tu fai la prossima volta, eh? Sai che tu fai, amoruccio? Tu pigli e tu vai in mare con i vicini di casa, eh? Capito? Così almeno tu mi spappoli le due palline piccoline e c'ho io. Sì, ma e te a vedere il moto mondiale a casa, eh? Papà! Dimmi! Quando arriviamo al mare me lo compri un materassino a forma di bagnino? Tesoruccio, ma i materassini a forma di bagnino non esiste a mia. Ma la mamma l'altra domenica ne stava gonfiando uno. Troia! Ah. Dimmi, amoruccio. Vuoi gelato? Maremma impestata di questo gelato di merda! Ora spiglio, mi fermo e te lo compro, eh!